aperta che si è costituito a Termini nel 2004 e che ha lavorato in questi anni politicamente nell'area del nostro territorio, non solo attraverso gli strumenti di comunicazione di cui poi dirò, ma attraverso quello che è per certi versi la presenza reale di un'associazione, di un movimento, di un partito politico che riguarda la propria presenza elettorale e il consenso meno che riceve dai cittadini. Il Movimento Politico Città Aperta ha espletato dal punto di vista di quella che è la normativa tutti quanti i percorsi previsti dalla legge 250 del 1990 con le variazioni che poi sono intervenute all'interno della legge, che regola in un articolo specifico, l'articolo 4, i contributi per gli organi di partito e in questo caso quello che riguarda le imprese radiofoniche, in quanto per la carta stampata le norme sono nel tempo cambiate e modificate. Le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in un ramo del Parlamento, e questa rappresentazione può essere data in due maniere: un collegamento elettorale all'inizio, appunto quando ci si presenta nelle elezioni, oppure una dichiarazione di rappresentanza di questa forza politica, delle forze politiche che si intendono rappresentare, certificata dall'assemblea legislativa della quale il rappresentante è componente, quindi Parlamento italiano, Parlamento europeo che si è in questo caso. La norma è sottoposta a vincoli legislativi e di controllo molto stringenti, possono essere dati contributi a imprese radiofoniche che abbiano registrato la testata giornalistica presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali e culturali per non meno del 50% delle ore di trasmissione tra le ore 7 e le ore 20, quindi che non siano imprese commerciali, ma che siano imprese che hanno appunto un taglio di tipo politico, che non siano editori o controllino direttamente o indirettamente organi di informazione di alta tipologia, che quindi siano costituiti in maniera da non essere soggetti imprenditoriali che hanno appunto un controllo largo sugli organismi deputati alla comunicazione. La legge stabilisce che venga corrisposta a chi risponde a queste caratteristiche a cura del Dipartimento dell'Informazione e dell'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri un contributo che nel tempo è stato diminuito progressivamente, che era pari al 70% della media dei costi risultanti dagli ultimi due esercizi. Dicevo, nel tempo questo contributo è progressivamente diminuito, come sapete anche voi che rappresentate in parte quel mondo, ma il Dipartimento della Presidenza del Consiglio fa i controlli annuali, quindi, come dire, non è un'agenzia locale, è la Presidenza del Consiglio, che dopo quella dello Stato è quella che ha la legittimità e la competenza più alta sul rispetto pieno delle regole che vengono determinate dalla legge e poi dai decreti anche attuativi e modificativi che sono stati emanati per quello che riguarda appunto la corresponsione.
preciso che la corresponsione va direttamente all'emittente, all'impresa radiofonica, non c'è alcun passaggio attraverso il gruppo politico, il partito politico, l'associazione, il movimento politico. Quindi nessuno dei soggetti che qui vedete, che ha rappresentato un Parlamento attraverso una certificazione rilasciata dalla Camera o dal Senato a seconda della nostra appartenenza, appunto l'appartenenza a questo movimento politico, ha mai avuto contributi attraverso questo canale. Vanno i bilanci dell'impresa radiofonica e devono risultare appunto tutti quanti utilizzati per il mantenimento e l'esercizio di quella impresa. L'elemento ulteriore è che le entrate pubblicitarie devono essere inferiori al 25% dei costi di esercizio annuale, compresi gli ammortamenti. Quindi noi abbiamo fatto, siamo stati pienamente all'interno delle norme previste dalla legge, dai regolamenti, gli organismi, diciamo, di certificazione e di controllo hanno riconosciuto, perché ci sono stati contributi che sono stati dati per più di un'annualità. Se ci fossero state delle irregolarità in questo tipo di meccanismo, sarebbe stato là il Dipartimento della Presidenza del Consiglio a intervenire, a sanzionare, a richiedere le somme che erano state erogate, eventualmente a segnalare anche, diciamo, a chi di dovere le irregolarità che gli venivano commesse. L'altra questione che io voglio pienamente, insomma, delibare qui insieme con voi è che di fatto io non ho ricevuto ancora materialmente la comunicazione, diciamo, ma i colleghi che l'hanno ricevuta me ne hanno parlato, che di fatto l'elemento, come dire, di critica sul quale si basa l'invito a dedurre, che io ricordo, significa che c'è un'ipotesi di violazione delle regole a cui il soggetto, i soggetti in questo caso, devono rispondere attraverso la fornitura di tutti gli elementi utili a comprendere se questa ipotesi di violazione è reale o meno. Si basa sulla, diciamo, violazione del fatto che il nostro movimento politico non sarebbe un partito. In Italia, soltanto, non esiste alcuna legislazione normativa che definisca nello specifico che cosa è e che cosa non è un partito, un movimento politico. È regolato dalla Costituzione nazionale, che dice è una libera associazione di cittadini, quindi questo noi siamo. E tra l'altro dico questo elemento che viene segnalato, intanto dico questo, scusate, non è la Corte dei Conti che qualifica se è un partito o meno una cosa, lo qualificano i cittadini e questi con il loro voto hanno dimostrato materialmente che il Movimento Politico Città Aperta esiste, è un partito, una forza politica e ha propri rappresentanti all'interno delle istituzioni, a partire da chi vi parla, che è prima una parlamentare e successivamente è stata ed è ancora, per le conferma, il sindaco di questa città. Perché veramente se noi abbiamo un circuito un po', come dire, strano, in cui non esiste più legittimità da parte di chi produce le leggi e le norme, Parlamento e Governo, ma c'è un terzo soggetto che, diciamo, che dovrebbe vedere soltanto gli elementi di contabilità, diciamo, che interviene invece in maniera, io credo, irrituale su questo tipo di valutazione. Quindi, dicevo, noi siamo pienamente all'interno di quello che è scritto la Costituzione, ci sono i fatti che a partire appunto solo dal 2004 in cui noi abbiamo attraverso lo strumento radiofonico e ci sono, come dire, le prove, perché tu devi dimostrare che fai quei programmi
che hanno quel taglio lì, e quei programmi sono, diciamo, espletati da aderenti del movimento politico, e questo sta dentro le condizioni che determinano la corresponsione della quota, diciamo, di sostegno a questi strumenti di comunicazione e di iniziativa politica. Cioè, quindi noi stiamo pienamente all'interno di quello che prevedono le norme di legge, siamo quindi tranquilli rispetto a queste valutazioni che ci vengono fatte. Naturalmente risponderemo e forniremo tutti gli elementi che qui ci vengono richiesti per testimoniare questa correttezza e coerenza, e lo faremo con la massima trasparenza, come abbiamo sempre fatto nella, diciamo, storia politica che riguarda noi tre sicuramente, ma anche le altre persone che insieme con noi sono impegnate in questo movimento politico, che vede esponenti che hanno anche appartenenze politiche storiche, diciamo, similari. I componenti del Partito Radicale hanno anche loro la possibilità di essere tesserati dall'altra forza politica. Radio Radicale riceve i finanziamenti e gli aiuti allo stesso modo in cui li riceve Radio Galileo. Quindi, come dire, non c'è una conformità che qualcuno sta in regola e qualcun altro invece ha trovato, insomma, è similare proprio la questione che riguarda il nostro movimento e le caratteristiche che esso ha e quello che riguarda appunto altri movimenti politici che hanno tutti quanti, diciamo, sono stati soggetti che hanno esercitato le stesse prerogative e hanno utilizzato gli stessi strumenti politici per la propria azione. Io chiudo qui e do la parola a tutti.